E allora andiamo adesso ai playoff della Serie B con Trapani Pescara. La voce è di Niki Pandolfini. Grazie, buonasera dallo stadio provinciale di Trapani, da dove vado in onda grazie all'assistenza tecnica di Mariano Zuccaro. Dunque stasera ultimo atto del campionato di Serie B, ma proprio l'ultimo. Dopo stasera si fermerà tutto, si riparlerà di B nella prossima stagione. Bisogna stabilire la terza squadra, la squadra che farà compagnia a Cagliari e Crotone già promosse e che verrà fuori stasera, fra due ore circa, cioè alle 22:30 la conosceremo, nella sfida tra Trapani e Pescara. È la finalissima di ritorno. All'andata domenica scorsa all'Adriatico Cornacchia di Pescara gli abruzzesi hanno vinto 2-0, stasera il Trapani, se vuole andare in A, deve vincere con lo stesso risultato, perché è in una situazione di equilibrio. Verrebbe premiata la formazione che ha concluso meglio il girone normale, cioè la stagione regolare, il campionato. E il Trapani, proprio sul filo di lana all'ultima giornata, è riuscito a scavalcare proprio il Pescara al terzo posto, quindi giocando nella migliore posizione della griglia. Un Trapani che veniva da 18 risultati utili fino a domenica scorsa, quando invece è caduto proprio a Pescara per i gol di Benali e La Padula, anche se i Granata hanno giocato più di un'ora con un uomo in meno per espulsione di Scozzarella. Torreira che va a prendere la rincorsa, si piazzano all'interno dell'area in tanti, arriva il tiro anche velenoso con palla che filtra in mezzo ai difensori, ma è pronto portiere Nicolas a tuffarsi sulla propria destra e a bloccarlo il pallone, che appunto arrivava con una certa pericolosità. È partito Citro in area e solo, parte il tiro, rete, il vantaggio del Trapani, il vantaggio del Trapani, azione assolutamente fulminante con palla che arrivava dalle retrovie, partito in velocità Citro, mentre sta succedendo qualcosa. È finito a terra un giocatore del Trapani e c'è una specie di rissa. Adesso cercheremo di capire cosa sta accadendo, perché intanto comunque ha segnato il Trapani, ha segnato Citro. È partito, dicevo, in contropiede, un pallone lungo sulla destra e si è fatta trovare scoperta la difesa del Pescara. Citro è entrato in area da destra, in diagonale, ha avuto il tempo di piazzarsi il pallone e mandarlo in rete. Ci sono adesso delle scaramucce fra le due squadre, cercheremo di capire che cosa sta accadendo. Intanto i minuti di gioco sono esattamente 6, il Trapani è in vantaggio e naturalmente adesso la situazione cambia e di parecchio, perché il Trapani a questo punto, al Trapani serve un gol per addirittura per la Serie A. Intanto c'è un'ammonizione doppia, mi è sembrato Fazio e mi sono sembrati Fazio, sì, e Torreira, sono stati entrambi ammoniti. C'è stato qualcosa subito dopo il gol, noi stavamo controllando quello che era accaduto. Comunque il punteggio intanto Trapani 1 Pescara 0, ha segnato Citro, tra l'altro per lui è il 14° gol. Trapani, c'è l'azione clamorosa con Citro solo davanti al portiere, ha recuperato un pallone che veniva crossato dalla sinistra, non è riuscito a girarsi, era spalle alla porta ma a 2 metri, pericolosissima l'azione, era Coronado anzi che era solo praticamente davanti alla linea di porta. Un'azione clamorosa del Trapani, 24° minuto, registriamo dunque che Coronado non è riuscito a girarsi in tempo per mandare la palla in porta e il Pescara adesso soffre questa situazione di aggressività assoluta da parte del Trapani, che sta giocando una delle sue migliori partite, e così del resto doveva essere se voleva sfidare un Pescara che all'andata è apparso a tutti francamente irresistibile, devastante in certe situazioni. E il 29°, poco fa, un'altra clamorosa palla gol per il Trapani,
Ora ve la, un attimo ve la racconto, perché c'è un calcio d'angolo battuto in quest'istante con palla toccata poi di testa da Scognamiglio, con servizio verso la zona centrale dove arrivano i difensori del Pescara e mettono in faro laterale. Vi dicevo dell'azione di poco fa, pallone sul fondo, quasi sulla linea di fondo, toccato da Petkovic che l'ha dato all'indietro. Citro è riuscito a mettere la palla a terra, ha avuto il tempo di girarsi sul sinistro, ma era a non più di 3-4 metri dalla porta, però spostato sulla sinistra, e ha cercato il pallone lungo, di piazzarlo insomma all'incrocio dei pali più lontano. C'è stato evidentemente l'intervento di un difensore che all'ultimo momento ha spizzato il pallone e l'ha messo in calcio d'angolo, ma era un quasi gol davvero. Adesso c'è un errore a centrocampo dei giocatori granata, con palla pericolosissima, ed è clamorosa la parata di Fiorillo, con un intervento incredibile sulla Padula. Era stato un errore marchiano del centrocampo, la Padula si è trovato solo davanti a lui, 36esimo, e situazione che rimane Trapani 1 Pescara 0, ma la Padula a un centimetro dal pareggio. È stato bravissimo Fiorillo, che adesso Nicolas, che adesso va a raccogliere il pallone, e quindi c'è la possibilità di fare su di lui un applauso. Ma continuano a essere molli a centrocampo i granata, stavolta perdono ancora palla sulla sinistra, pericoloso Caprari che dà al centro, ancora Fiorillo, un altro intervento, ancora scusate Nicolas, un altro intervento straordinario. 36esimo minuto, nel giro di pochi istanti il portiere brasiliano Nicolas Andrade è stato protagonista, due volte di salvataggi incredibili a un metro di distanza dal giocatore, prima alla Padula, nel secondo caso gli è sembrato Caprari, ma in ogni caso sembrava davvero cosa fatta il pareggio, ed entrambi i casi si trattava di due leggerezze in disimpegno del Trapani. Formazione trapanese che adesso può attaccare sulla destra, il pallone di Nizzetto all'interno dell'area e il pallone sul fondo non arriva per un soffio, Coronado sul cross di Nizzetto, palla che aveva scavalcato tutti da 6 metri, non arriva Coronado, la palla gli passa davanti e finisce sul fondo. Stavolta è pericoloso il Trapani, certo qui non si annoia nessuno, ci si gioca la Serie A, tutto in bilico, 1-0 per il Trapani, palle gol mancate da una parte e dall'altra, ed è pronto Petkovic a battere, posizione quasi centrale, leggermente spostata sulla destra, lui è un destro, sta per partire Petkovic con il suo calcio di punizione, l'arbitro controlla che tutto sia pronto, parte la conclusione, esce davvero di un soffio, ma anche se il portiere si era tuffato da quella parte, ma molto molto tagliente questa conclusione di Petkovic, che ha sfiorato praticamente il palo alla destra del portiere. È l'undicesimo minuto, poco fa munizione per Nizzetto per un fallo di mano a centrocampo, c'è una punizione battuta in questo istante dal Pescara con palla lanciata da Pasquato, lunga, morbida all'interno dell'area, dove però non può arrivare nessuno perché è pronto il portiere a... E c'è un gol incredibile, incredibile del Pescara con palla da centrocampo dopo un intervento, è stato Verre a segnare, incredibile, l'arbitro si è messo involontariamente in mezzo a un passaggio, la palla è rimbalzata, è finita a Verre che da centrocampo ha fatto partire un pallone lunghissimo, così tanto per provare, naturalmente il portiere era fuori e la palla è finita in rete. Incredibile il pareggio, c'è stato l'intervento involontario dell'arbitro e la palla è finita a Verre che l'ha recuperata a centrocampo e l'ha messa in rete. 12esimo minuto, il pareggio del Pescara con un gol che finirà su tutti i siti, su tutti i blog del mondo per la maniera in cui è avvenuta la segnatura. Pallone rimbalzato involontariamente, cioè una palla incredibile a centrocampo. Verre ha visto la situazione, probabilmente ci ha provato, ha fatto partire il pallone, davvero eravamo non più di un metro oltre la linea mediana,
e naturalmente il portiere era a livello dell'area di porta, non si è reso conto, è partito lo spiovente ed è finito in rete. Adesso per il Trapani si fa durissima perché si torna alla situazione di partenza, deve segnare due gol il Trapani, un modo molto curioso comunque questo di pareggiare evidentemente, il Pescara aveva avuto grandi e buone opportunità nel corso del primo tempo con azioni manovrate col suo gioco, ma i gol possono arrivare anche in questo modo. È stato veramente tutto molto casuale ed è stato bravissimo però a modo suo Verre con questo pallone che è finito in rete, scalciato da centrocampo. Intanto attacca il Trapani che non si arrende assolutamente, c'è una conclusione di Coronado e una rovesciata di Petkovic che finisce alta sopra la traversa. Chiaramente la botta psicologica è stata fortissima per la squadra di Cosmi e per il modo, ripeto, in cui è arrivato il gol. E adesso il Pescara naturalmente dice stiamo tutti calmi perché siamo di nuovo in vantaggio di due reti e dobbiamo gestire. Un talto, un colpo di testa, la conclusione di Ciaramitaro sul fondo dal limite dell'area, ma davvero generosissima la formazione granata con un impegno, una dedizione straordinaria in un momento in cui a chiunque sarebbero cadute le braccia, non avrebbe avuto più probabilmente energia. Ma il Trapani sta continuando come se ci credesse ancora, probabilmente è così, perché sta tentando con l'uomo in meno, con una serie di sostituzioni, con tutto il quadro tattico stravolto, ma sta ancora provando e si sta riversando in avanti. E qui ormai 47 minuti, ne mancano 3 perché sono 50 quelli totali con i 5 di recupero assegnati dal direttore di gara, dunque 3 minuti ancora da giocare e poi vi diremo qual è la squadra promossa in Serie A con il pubblico che ormai si alza in piedi ad applaudire il Trapani che comunque esce a testa altissima da questa Serie B di quest'anno con la promozione davvero sfiorata al limite delle sue possibilità in questa partita strana che il Trapani aveva subito sbloccato al sesto. Direi di andare già in commento anche se adesso la Padula parte verso la porta, ma era in fuori gioco quindi c'è punizione. Mancano, vi dicevo, adesso mancano esattamente 2 minuti. Dicevo di entrare un po' in commento perché ce lo suggerisce anche questo applauso degli 8.000 del provinciale che stanno volendo dire ai ragazzi di Cosmi grazie comunque per una stagione straordinaria. Partito Pasquato intanto. Scusa Mandolfini, solo per dirti che Reggio Emilia 11 di vantaggio, 11 punti a 2 minuti esatti a te. Sì, grazie, io terrei la linea perché manca ormai pochissimo e qui c'è un verdetto, poi naturalmente tu se vuoi puoi comunque intervenire evidentemente, ma vi stavo dicendo di un Trapani che era partito bene, aveva sbloccato dopo 6 minuti e quindi aveva messo in discesa un po' comunque meno in salita la situazione, sarebbe bastato a quel punto un gol, ci ha provato, ha avuto un paio di occasioni, poi le hanno avute almeno 2 o 3 anche gli abruzzesi con il portiere Nicolas del Trapani che è stato bravissimo a neutralizzare gli attaccanti della formazione di Oddo, ma poi tutto è successo, è cambiato nella ripresa quando al 12° è arrivato questo gol stranissimo di Verre da centrocampo con palla che era stata intercettata involontariamente dalle gambe dell'arbitro, sembrava che l'azione poi fosse stata fermata, quindi sono fermati tutti, Verre ha calciato da centrocampo, la palla si è impennata, si è alzata ed è finita alle spalle del portiere Nicolas. Ma non bastava questo, subito dopo c'è stato uno scatto di Lapadula, Scognamiglio l'ha fermato da dietro, probabilmente era dall'arbitro giudicata chiara occasione da gol, l'arbitro ha espulso Scognamiglio e dunque il Trapani si è trovato nella situazione di dover segnare 2 gol con un uomo in meno. Intanto i giocatori del Pescara dalla panchina hanno cominciato a saltare e a festeggiare, mancano ormai 10 secondi, 9 secondi, attacca comunque ancora il Trapani proprio facendo capire che non si è mai arreso, c'è il colpo di testa di Petkovic con palla che sfiora il palo, è proprio il simbolo di questa partita, finisce in questo istante
importante. Il Pescara torna in Serie A dopo 3 anni al termine di questa gara combattuta, difficile. Noi dobbiamo andare in commento veloce e poi chiudere il collegamento. Il Trapani esce a testa altissima da questo da questa finale, non meritando, probabilmente avrebbero meritato entrambe, si dice in questi casi, ma doveva andare una sola. Festeggiano i 400 venuti qui alla provinciale, 400 tifosi del Pescara, i giocatori del Trapani a terra, assolutamente avviliti, ma hanno messo tutto quello che hanno potuto. È andata male, ma ci riproveranno l'anno prossimo. Il nostro collegamento dallo stadio provinciale di Trapani, dove il Pescara ha conquistato la Serie A e va a raggiungere dunque Cagliari e Crotone, è terminato. Ringrazio ancora Mariano Zuccaro per l'assistenza tecnica e restituisco la linea a Roma.